Un saluto agli amici di Mille Una Avventura. Come promesso, ecco il video su Apocalypse 3D Engine, il motore tridimensionale che ho realizzato a partire dal 2002 con vari aggiornamenti fino al 2005 e questa è una versione datata 2008. E cosa si può vedere in questo primo demo? Ecco, si può vedere questa specie di asta con una bandiera che sventola sottoposta a un vento di grande intensità oppure un vento senza vento, insomma. E questo dimostra che una delle prime caratteristiche che mi era piaciuto inserire nel mio motore tridimensionale era appunto la gestione della fisica, con questi tessuti che potevano reagire alla forza del vento, una caratteristica che diciamo per l'epoca era abbastanza avanzata. Poi, come potete notare, ci sono tutte quelle caratteristiche dei motori tridimensionali come lo Skybox che è rappresentato da queste nuvole in lontananza. Qui un semplice terreno piatto che si estende fino all'infinito e si può notare che è implementata anche questo effetto di lens flare per il sole. Ecco, e in ogni caso l'effetto che volevo mostrare in questo dimostrativo è questo tessuto che viene mosso dal vento. Purtroppo il video non rende giustizia dell'effettivo effetto che si può osservare perché il frame rate, come vedete, è decisamente alto nonostante stia registrando, però la registrazione sembra che vada un po' troppo a scatti in realtà. Perciò sarebbe meglio vederlo dal vivo, questo dimostrativo. In ogni caso, qui si può osservare di nuovo questa terna di tessuti, queste tovaglie che ondeggiano sempre al vento e poi questo foulard che è appoggiato su una superficie sferica. Gli effetti riguardanti la fisica non si limitavano ai tessuti, ma anche a cinematica un po' più complessa, come queste sfere, per esempio, che rotolano lungo un terreno complesso e rimbalzano secondo alcune regole di fisica elementare. Ecco un altro esempio dove due sfere invece rimbalzano una contro l'altra e su un terreno piano. Naturalmente un motore tridimensionale che si rispetti non può non prevedere la creazione di livelli complessi con ostacoli, con passerelle e oggetti di questo genere. E Apocalypse utilizzava la tecnica degli alberi BSP, Binary Space Partition, che erano utilizzati all'epoca, anzi sin dal 1999, dalla serie di Quake. In particolare il formato utilizzato da Apocalypse era quello di Quake 3. Un altro esempio di livello BSP è questo, dove viene riprodotta la famosa Il Paso per qualche dollaro in più. Qui si vede, non so se vi ricordate il film di Sergio Leone, Per qualche dollaro in più, con Clint Eastwood, Volonté e poi anche ovviamente l'Ivan Cliff, chi se lo può dimenticare. E qui si può vedere questa cittadina western in cui si può riconoscere, per chi si ricorda il film, la banca dove avviene la famosa rapina mediante l'irruzione con l'uso di esplosivo. Infatti qui dietro si può vedere il foro provocato dall'esplosione nella banca. E c'è questa cittadina, un livello ovviamente spigoloso che attualmente non fa molto effetto, però insomma è comunque qualcosa che
diciamo nei primi anni del 2000 poteva avere il suo effetto. Un altro livello BSP dalle texture molto più spoglie, purtroppo, e chi conosce Genova, ecco, giriamoci lentamente, visto che qua a causa della registrazione comincia a sfarfallare un po' troppo, ecco, chi conosce Genova, ecco, vede qui il teatro Carlo Felice, ecco, una Genova riprodotta un po' a memoria, è davvero pesantuccia per quanto riguarda la registrazione, però insomma dà un'idea di quello che si poteva realizzare anche come dimensioni piuttosto ampie, grazie appunto agli alberi BSP, queste binary space partition che consentivano di renderizzare solo una parte della città, risparmiando potenza di calcolo, nonostante si tratti proprio di un livello molto molto ampio. Era ovviamente incluso un motore particellare che poteva essere utilizzato per creare effetti come il fuoco, il fumo e così via. Era anche possibile renderizzare su delle texture, cioè su disegnare direttamente su queste immagini che poi vengono applicate a delle superfici. E qui si può vedere che il motore sta disegnando dei rettangoli che poi vengono appiccicati su questo tessuto e continuano ad essere disegnati, creando queste figure particolari animate. Inoltre era incluso anche un modo per realizzare delle GUI, delle Graphical User Interface, con tutti i soliti componenti, come per esempio questi combo box, questi list box, si potevano editare i testi e così via, oltre ad avere progress bar e altri oggetti di questo genere. Naturalmente un motore tridimensionale che si rispetti non può non prevedere la renderizzazione di modelli, e questi modelli, per quanto spigolosi, non sono altro che dei modelli tratti dai videogiochi dell'epoca, come Half-Life, come Quake, ed era possibile importare ed è ancora possibile importare modelli di qualsiasi tipo di gioco dei primi anni 2000 senza grossa difficoltà. Ecco un altro esempio con un gnomo, o meglio con un nano, vista la scure di cui è armato, e c'erano varie animazioni, la corsa, la camminata e così via, già implementate nel modello stesso. Ecco un altro esempio con un ninja, modelli molto spigolosi, attualmente non fanno un po' sorridere anche come tipo di animazione. Eccone uno un po' più sofisticato, anche se l'animazione non corrisponde poi a un effettivo movimento sulla superficie, ma era solo una dimostrazione per mostrare i vari tipi di animazioni inclusi nel modello. Ecco qui invece un esempio più complesso che include sia modelli MD3, cioè i modelli di Quake 3 con questi robot particolari, che delle particelle che creano un effetto di questa fiaccola che sta bruciando, e poi l'asta della bandiera che sostiene appunto il tessuto che ho mostrato, realizzato con questo motore fisico abbastanza semplificato. Naturalmente nei primi anni 2000 c'erano anche già quelli che si chiamano attualmente shaders,
E in questo esempio si può vedere una sfera che realizza questo effetto vetro con lo sfondo, con questo piano appunto, con questa texture particolare, che realizza questo effetto vetro proprio grazie a uno shader. Qui è possibile vedere un muro in cui in realtà l'immagine, che sembra costituita da pietre incastonate nella parete, in realtà è un'immagine piatta che grazie a uno shader viene resa tridimensionale. In quest'altro esempio si può osservare come la texture applicata a questo drago non sia altro che uno shader che riproduce questa specie di incastro di mattoni che in realtà è realizzato proceduralmente. E non poteva mancare il solito Toon Shader, che consente a un modello di sembrare disegnato con questo stile particolare da cartoni animati. Naturalmente non potevano mancare algoritmi di intelligenza artificiale. Per esempio, questi guerrieri che sono realizzati mediante modelli MD2, quindi modelli ricavati da Quake 2, stanno correndo lungo questo percorso evitando di urtare l'uno con l'altro. Se ci fate caso, si può notare che quando un gruppo di guerrieri ne incontra un altro, cercano di distanziarsi, di passare uno all'interno di altri due, per esempio. E questo è possibile mediante algoritmi di intelligenza artificiale che permettono comportamenti come il flocking, che come quello che si vede in uno stormo di uccelli che viaggiano tutti assieme in una determinata direzione, oppure come in questo caso algoritmi di obstacle avoidance, cioè algoritmi che consentono a un modello di non scontrarsi con altri applicando opportune forze che ne guidano la direzione di movimento. Nel motore Apocalypse era poi stato incluso anche Stellarium, un simulatore di cielo stellato realistico, cioè le stelle che forse riuscite a vedere, i puntini che riuscite a vedere in questa schermata, sono stelle effettivamente presenti nel cielo notturno. Ed era possibile, per esempio, mostrare le costellazioni, non so quanto si riescono a vedere, mostrare i pianeti. Adesso è arrivata l'alba, quindi non si vede più, si dovrebbe vedere il sole da qualche parte, eccolo qui, che potremmo anche mostrare, ecco qui l'orizzonte e il sole. Vediamo un po' se riusciamo a aumentare un po', ecco, se seguiamo il moto del sole, tra poco tramonterà, il cielo realisticamente cambierà colore e compariranno le stelle. Dovrebbe vedersi anche da qualche parte la luna, ma adesso non vedo dove può essere finita. Togliamo l'orizzonte. Ecco, qui si vedono alcuni pianeti con questi circoletti, Mercurio, Plutone e così via. E niente, era una curiosità. Qui si vede la Via Lattea. Una curiosità, in questo motore 3D era anche stato inserito questo simulatore realistico di cielo notturno. Naturalmente i modelli che abbiamo visto prima erano davvero pochi e ci si può chiedere quanti modelli è possibile renderizzare contemporaneamente. Ecco, qui è possibile vedere una griglia di 25 modelli, sono modelli MDL, cioè modelli del primo Half-Life, e sono animate sono soldati della Prima Guerra Mondiale, un po' come in Battlefield 1, che è uscito ultimamente, e questi modelli interessanti perché avevano varie animazioni, tra cui
appunto lo sparo, il mettersi e togliersi la maschera, l'elmetto, strisciare a terra e fare tutte queste azioni di combattimento. Ecco, qui si tolgono la maschera antigas. Il frame rate è molto basso qui, ma sempre a causa della registrazione. In realtà senza la registrazione il frame rate è decisamente più alto, come giusto che sia su una macchina moderna con modelli non poi così tanto dettagliati su un motore di più di 10 anni fa. E ora per finire vediamo alcuni dimostrativi un po' più completi che mettono assieme tutte le caratteristiche che abbiamo visto prima molto velocemente, saltandone tante che avrei voluto far vedere, ma davvero il video sarebbe diventato troppo lungo e troppo noioso, perché in fondo questo è un motore di più di 10 anni fa, anzi di 15 anni fa quasi, e praticamente c'è ovviamente di meglio adesso da mostrare. Comunque vediamo solo se riesco a cambiare visuale. Ah, qui si è attivato il fumo, non si sa perché non funziona, ma si poteva anche cambiare visuale. Qui siamo sempre in mezzo al fumo, abbiamo spento. Niente, non si sa perché, come non detto. Precipitiamo così la facciamo finita. E vediamo qualche altro giochetto. Come potete vedere, modelli spigolosi, questi sono tutti modelli presi da o comunque creati per Quake 2, quindi addirittura ancora prima di questo millennio, e sono stati realizzati. Vediamo il gioco, questo giochetto com'era. Ecco, c'era questo drago che doveva correre e infilzare tutti questi nemici. Un dimostrativo molto semplice che mostra come realizzare terreni molto vari, texturizzati, e come animare dei modelli e creare qualche semplice intelligenza artificiale, qui poco intelligente visto che i nemici si allineano tutti e rincorrono il nostro drago, come che in fondo non si fa raggiungere. Beh, di cose da mostrare ce ne sarebbero state tante, comunque sono anche stato troppo lungo, pensavo di fare un video ancora più breve, e in realtà quello che interessa davvero adesso è vedere i motori tridimensionali professionali, quello che possono fare adesso nel 2016.
e quindi nei prossimi video vedremo dei tutorial che mostreranno qualcosa di più moderno e più interessante per chi vuole creare videogiochi adesso, appunto, nel 2016. Ringrazio tutti per l'attenzione. Se vi ha annoiato questo video mi dispiace, se invece vi ha interessato vedere qualcosa di piuttosto datato ma che comunque ha avuto una sua storia, ecco, sono contento di avervelo proposto, se vi è interessati. Vi ringrazio tutti e vi do appuntamento a uno dei prossimi video, sempre sulla programmazione di videogiochi tridimensionali.